e definiscono la sua articolazione per quanto riguarda le politiche di nuovo sviluppo culturale ed economico della città e la stessa articolazione del programma culturale in senso stretto, il programma di eventi per il 2019. E da quella visione alternativa di città e da questo fondamento concettuale nasce lo slogan che sintetizza il progetto di candidatura. Non è stato facile trovarlo. Abbiamo fatto anche un concorso di idee internazionale sul web. È arrivato alla fine del percorso che ha portato alla stesura finale del progetto di candidatura, in particolare dal confronto interno alla Fondazione e con i rappresentanti istituzionali dei soci fondatori. Ecco, come è arrivato? Noi ci siamo chiesti che cos'è che definisce quella visione di città che abbiamo sviluppato con il contributo di tanti, a partire dal Comitato Scientifico e dall'assistenza tecnica di Mecenate 90. Quando proponiamo di rilanciare in termini nuovi e che guardano al futuro quei tre modi di essere città rispetto alle patologie delle metropoli e rispetto alle patologie del nostro stesso sviluppo recente, pensiamo di costruire e ricostruire luoghi. Pensiamo di costruire e ricostruire luoghi, intesi non semplicemente come spazi fisici, ma come spazi di creatività e di socialità, di dialogo e di accoglienza, appunto. Luoghi sociali e di relazioni tra persone, di incontro e di confronto. In questi luoghi, in modo esemplare nei centri storici, si producono idee, c'è vita urbana, si afferma una democrazia partecipativa, si genera capitale sociale, si rigenerano piazze e se ne fanno nuovi luoghi di socialità, come il progetto di riqualificazione e pedonalizzazione di Piazza Grimana, nato dalla società civile della città nell'ambito di questo percorso di candidatura e inserito appunto nel progetto di candidatura. O il completamento di Piazza del Bacio, a cui sta pensando il Comune, che ha altrettanto bisogno di diventare un luogo di socialità, di nuova socialità. Ecco, allora in questo modo si fa città, si potrebbe dire, si afferma, o meglio si riafferma, la cultura urbana. Si risponde alla crisi della città moderna, non solo della città media, e si risponde alla cultura antiurbana che si è affermata nei decenni passati. Ecco quindi lo slogan che riassume il senso del progetto di candidatura: fabbricare luoghi, farne luoghi fertili di creatività e di vita urbana, appunto. Ecco, torno sulla città delle idee, la prima di quelle tre dimensioni di cui parlavo prima, per dire un'altra cosa molto importante di questo progetto, per dire che presuppone un ruolo molto più strategico che in passato delle università. Qui davanti a me vedo il rettore dell'Università per Stranieri, in sala c'è qualche candidato rettore della nuova Università Italiana. Un ruolo molto più strategico che in passato delle università e delle altre istituzioni accademiche e culturali nello sviluppo futuro della città. Perché le università e l'insieme delle istituzioni di alta formazione e cultura sono il principale agente della creatività e della innovazione urbana. Noi abbiamo una grande storica università, abbiamo la principale università per stranieri del paese, le ringrazio entrambe per i rapporti internazionali che hanno intensificato in quest'ultimo anno per contribuire al successo della candidatura. Glielo abbiamo chiesto esplicitamente e hanno risposto con molta generosità e con molto entusiasmo. Altrettanto prestigiose sono l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio di Musica, che hanno contribuito al progetto con diversi importanti contributi. Nessuna delle città candidate ha tutte e quattro queste istituzioni di alta formazione e ricerca. Fanno tutte parte della Fondazione Perugia Assisi 2019. Io penso che debba essere questo fatto anche, questo di far parte tutte della stessa casa, chiamiamola comune, deve essere anche l'occasione per lavorare di più insieme in futuro e fare un sistema dell'alta formazione che possa appunto lavorare in sinergia. E poi però abbiamo
anche altre istituzioni di alta formazione. Abbiamo la Scuola di Lingue Estere dell'Esercito, che ringrazio particolarmente per la preziosa consulenza linguistica per la versione inglese del nostro dossier di candidatura. Ci hanno lavorato tanti insegnanti per tanto tempo, in piena estate e con grandissima professionalità. E poi la Scuola di Giornalismo della RAI. È soprattutto qui, nelle istituzioni di alta formazione e ricerca, il di più che Perugia può offrire all'articolata rete urbana policentrica umbra e allo sviluppo della regione. Ed è soprattutto qui che può essere il fondamento, deve essere il fondamento di un più significativo ruolo di città capoluogo al servizio del contesto territoriale, di una città che sia fulcro forte e dinamico di un nuovo modello regionale multipolare, non più livellato in basso, ma con una città europea della cultura, dell'università, della ricerca, come capoluogo, come centro, come fulcro forte e dinamico. Alle tre concezioni di città, città delle idee, città del dialogo e città dell'accoglienza, corrisponde l'articolazione del programma culturale, gli eventi, ma più spesso si tratta di percorsi sperimentali e creativi che proponiamo per il 2019. Ne parlerà poi il direttore artistico Arnaldo Colasanti. Io mi limito a segnalare un processo esperimento, prima ancora che un evento, di democrazia partecipativa, molto interessante e innovativo, sui valori fondanti dell'Europa che proponiamo, di cui sono protagoniste le comunità locali europee, mobilitate attraverso la rete dei gemellaggi dei comuni umbri, ideato da Ledo Prato e da Mecenate 90, che ha già preso avvio e si svilupperà nel corso dei prossimi anni. Prima di concludere, però, qualche parola sugli interventi infrastrutturali, oltre a quelli che ho appena richiamato, sugli investimenti che danno sostanza e forza economica al progetto. Ecco, mentre per il programma culturale noi per il 2019 abbiamo fatto una scelta di sobrietà, come abbiamo detto, e scritto circa 30 milioni di euro, meno di altre città candidate, per quello che sappiamo. Lo stesso non si può dire per il programma di investimenti in nuove infrastrutture culturali e urbane, che ha invece un progetto piuttosto impegnativo, come è peraltro necessario per sostenere le trasformazioni che il progetto di candidatura propone. Investimenti relativi al potenziamento dei servizi culturali, alcuni già decisi, avviati o in fase di completamento, penso al Centro di Cultura Contemporanea di Palazzo della Penna, la nuova Biblioteca degli Arconi, che è stata presentata nelle settimane scorse dal Comune, l'Auditorium di San Francesco al Prato, che è in via di completamento, la ristrutturazione del complesso di Santa Giuliana per spettacoli all'aperto, diversi interventi di ristrutturazione di immobili per potenziare l'offerta teatrale e molti altri ancora. Ecco, quelli relativi alla città, in particolare al centro storico, poi, interventi che sono relativi a quell'idea di città delle idee, di una città che si dota di una rete di laboratori creativi in spazi in parte già individuati e con interventi in parte finanziati. Una rete con al centro il progetto Ex Carcere. Come principale progetto simbolo della candidatura, simbolo molto importante anche per quello che rappresenta, appunto, da luogo di costrizione fisica al luogo di libertà creativa per i giovani che vogliono intraprendere un'attività imprenditoriale innovativa nel campo della cultura, ma in tanti altri campi che sono legati in qualche modo alla cultura. Principale progetto simbolo, struttura con un mix funzionale complesso, ma con un denominatore comune, i giovani, in particolare i giovani ad elevata istruzione. Ecco, se dobbiamo dire qual è il target principale che noi abbiamo individuato per la nostra candidatura, è sicuramente i giovani, e in particolare i giovani ad elevata istruzione, che sono poi la grandissima maggioranza dei nostri giovani, e che hanno bisogno di avere occasioni nuove
di sperimentare la loro creatività, ma anche di trovare lavoro qualificato, di crearsi un lavoro, un autoimpiego con attività imprenditoriali qualificate nel campo della cultura e della creatività. Una struttura dedicata e a sostegno di quelle che io ho chiamato qualche volta una nuova fioritura di imprenditorialità diffusa, giovanile, nel campo appunto dell'economia, della cultura e della creatività. Noi dovremmo, la nostra crisi molto lunga ormai, umbra italiana, io non credo che riusciremo a venirne fuori se non ci sarà anche una nuova fioritura di imprenditorialità. Non dico come quella di 30 anni fa, 40, che aveva tutt'altre caratteristiche, che era stata molto impetuosa, non è ripetibile, ma con caratteristiche nuove, con queste caratteristiche, in questi settori, in questi campi di cui siamo protagonisti i giovani, in particolare i giovani ad elevata qualificazione. Nel progetto di candidatura noi presentiamo, a proposito dell'ex carcere, il profilo dell'idea generale e l'esito di un concorso di idee tra 16 Atenei italiani promosso dal progetto Culture Fabric Perugia, del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale della nostra università. Tra parentesi, in questi giorni gli studenti dell'Università di Camerino, che hanno vinto questo concorso di idee, sono in viaggio premio a Marsiglia, che è capitale europea della cultura quest'anno, nel 2013. Ecco, l'investimento e questo è sicuramente un progetto a cui bisogna collegare le cose che diceva la Presidente Marini a proposito del nuovo ciclo di programmazione europea 2014-2020. Noi pensiamo che su un progetto di questo genere si debba concentrare una parte di quegli interventi. La Regione sta prendendo questo orientamento a concentrare le risorse in alcuni progetti che siano ben visibili, ben raccontabili e che abbiano un importante impatto, possano avere un importante impatto sull'economia, delle città, della città di Perugia e delle città umbre. L'investimento complessivo per nuove infrastrutture culturali, della creatività e per la riqualificazione urbana che abbiamo inserito nel budget infrastrutturale della candidatura, che comprende per quanto riguarda questo progetto ex carcere soltanto un primo stralcio relativo all'ex carcere maschile, ammonta a circa 80 milioni di euro, di cui poco meno della metà, circa 38 milioni, sono già disponibili, altri evidentemente sono da reperire. A questi si aggiungono altri investimenti per realizzare in particolare una nuova fase della mobilità urbana alternativa, che è il principale punto di innovazione urbana della città e di riconoscibilità in Italia e in Europa negli ultimi decenni, e questo per altri oltre 100 milioni di euro. Questa è la dimensione economica di investimenti di questa operazione, e che ha le caratteristiche, ha la dimensione per mettere in moto investimenti e per creare quella trasformazione di cui abbiamo bisogno. Io, per quanto riguarda la delineazione dei tratti fondamentali del progetto di candidatura, penso che sia sufficiente quello che ho detto nei pochi minuti che avevo a disposizione, e voglio concludere con i ringraziamenti. Un ringraziamento a tutti coloro, e sono tanti, che hanno partecipato al progetto in varie forme, lo hanno sostenuto istituzionalmente e finanziariamente, oltre ai soci fondatori, in particolare la Camera di Commercio di Perugia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e le fondazioni dell'Umbria. Io non correrò il rischio di provare a nominarli tutti uno per uno, correndo il rischio appunto di dimenticarne molti. I nomi li abbiamo riportati nel dossier in una tabella finale, dalla Presidente della Regione ai sindaci di Perugia e Assisi, ai 97 soci partecipanti, ai componenti del Comitato Scientifico, a Mecenate 90 che ha dato la sua consulenza, assistenza tecnica, al Consiglio di Amministrazione, il Direttore della Fondazione, il Direttore Artistico, al Project Manager e a tutto lo staff della Fondazione, e ai tanti altri che hanno collaborato a parti del progetto. Potete controllare se abbiamo dimenticato qualcuno. Io intanto li ringrazio tutti, a partire proprio da quelli che ho dimenticato, e ringrazio molto voi della vostra partecipazione. Come diceva prima la Presidente, abbiamo bisogno adesso di avviare un percorso nuovo. Noi non ci fermeremo in attesa dell'esito della preselezione,
Mi hanno chiesto più volte oggi quante probabilità abbiamo. Io ho detto che abbiamo più probabilità di passare la preselezione che non di non passarla. L'unica cosa che mi sento di dire, a cui credo molto. E allora se è così noi dobbiamo continuare il lavoro perché da gennaio inizierà una nuova fase e dobbiamo guadagnare tempo, essere pronti e abbiamo bisogno nel frattempo, mentre lavoriamo per approfondire il progetto, di accreditarlo a livello nazionale e internazionale e per questo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Vi ringrazio. Grazie al Presidente Bracalente. Devo dirvi che nel corso del pomeriggio avremo anche dei collegamenti telefonici con alcune città europee. Ora do la parola invece al direttore artistico Arnaldo Colasanti, ma prima devo dirvi una cosa. Non più tardi di 2 mesi fa ho avuto il piacere di fare una sorta di anteprima di questo pomeriggio in uno dei paesi simbolo dell'Umbria, che è Corciano, e lì naturalmente con l'assessore alla cultura di Perugia e Arnaldo Colasanti ho passato e tutti hanno passato un pomeriggio delizioso, ma per una ragione piccola, anche pittoresca se volete, ma che mi piace sottolineare. Arnaldo Colasanti è il direttore artistico, ma di fondo è un attore e adesso lo vedrete. Prego. Amleto, atto terzo, scena prima, no? Buonasera a tutti loro. Io cerco di essere anch'io molto veloce, anche perché i materiali esistono e possono essere letti con calma e la dovuta attenzione. Io vorrei dire poche cose, le seguenti. La crisi di un paese si comprende molto bene anche dalla confusione e dalla crisi linguistica. È assolutamente sbagliato parlare ancora di cultura come giacimento, di cultura come petrolio, di cultura come risorsa nascosta. È un'immagine terribile del paese. Per esempio, un'immagine di qualcosa che sta così dentro che l'abbiamo sotto sotto dimenticata. Peggio, l'idea che questa risorsa potrebbe permetterci di vivere tutti quanti ricchi e tranquilli finalmente, un'idea sbagliata di eredità, di proprietà, di eredità patrimoniale. La cultura non è questo. La cultura è processualità. È in realtà fatta da, come era nel mondo antico, da palazzi colorati, da gente che ha voglia di parlare, da gente che ha voglia di incontrarsi, da gente che voglia di sognare. Questo è l'idea principale di quello che tutti insieme, noi, con tutte le persone che hanno lavorato, di tutti i vari soggetti culturali, che io mi sento di dire oggi, la processualità. La parola creatività è stata un po' usurata, ridicolizzata. No. La creatività, se processualità, è la più alta forma per poter considerare sempre la cultura per quella che essa è e sarà nel futuro, una forma di innovazione sociale. La cultura, che è processualità, non è una nostra idea, ce lo chiede l'Europa. È straordinario come la proposta che l'Europa fa a tutte le città italiane è una proposta finalmente lontana dalla visione corrotta, sbagliata, rigida di una Europa di Maastricht, no? Che stia lì nel famoso mitico rigore. L'Europa ci dice siate visionari, con la cultura cercate di ricostruire un paese. L'Europa non ci vuole premiare, ma vuole qualcosa da noi. Chiede un modello, chiede una novità. Quindi in realtà questo concorso non c'è un giudice, anche se ci sono ovviamente nel gioco della concorsualità, ma non c'è un giudice, c'è qualcuno che si chiama Europa che ha bisogno di un modello nuovo e noi possiamo darlo. Perché? Perché Perugia è sempre stata, in tutto il suo contesto dei luoghi di Francesco d'Assisi e l'Umbria, è sempre stato un luogo di processualità, non lo devo dire a voi. La processualità è
la forza di quel principio utopico che da San Francesco a Capitini, a Burri, a Penna ha, come dire, venato, innervato continuamente la cultura di questo territorio, anche costruendo quelle cose di cui a volte abbiamo avuto timore, per esempio il localismo. Ma attenzione, quel localismo ha creato qualcosa di vero, di reale, anche nella sua gravità, ma l'ha creato, ha creato quello che si diceva prima, che il presidente Bracalente ha sottolineato, ovvero non Perugia il suo territorio, la smart region, queste cose così, ma Perugia in una realtà policentrica, una realtà che viene da lontano, e loro me lo insegnano, dal mondo degli Etruschi in poi, e loro me lo insegnano, ma una processualità, una creatività che continuamente ha messo in gioco qualcosa che è il cuore del nostro progetto. L'abbiamo chiamato città delle idee. Che cosa vuol dire la città delle idee? Noi abbiamo bisogno di ridare a noi stessi e all'Europa la capacità di scommettere ancora una volta sulla capacità, la possibilità, la certezza che le nuove generazioni debbano produrre nuove idee. Questa è la visionarietà che ci chiedono e questa è la visionarietà che noi possiamo offrire. Se noi non recuperiamo questa forza di ideazione, siamo spacciati. Noi europei, noi di Perugia e Umbria, noi italiani, e guardate che questa candidatura è forse il primo, o non diciamo questo termine, una grande possibilità per riprogettare il paese intero. Abbiamo una grande possibilità di pensare il paese nei prossimi anni fuori dalle cure, dalle ambasce, dalle ansie, dalle volgarità che sentiamo, specie in questi giorni rispetto alla sacra Repubblica in cui noi viviamo. Ebbene, io dico, la città delle idee è ricostruire questa forza, certamente delocalizzata, abbiamo dei grandi soggetti accademici, tutti quelli che sanno che sono stati citati, ma la delocalizzazione, ovvero credere che persino la formazione avviene attraverso l'incontro di processi cittadini, e ci sono molti dati nel nostro progetto, reali, concreti, non sono chiacchiere quello che dico, la delocalizzazione dà un nuovo valore anche alla parola, spesso deprezzata o anche chiaramente disprezzata di effimero. C'è stato un effimero sbagliato, ma attenzione, quello che è stato l'effimero, che è stato chiamato postmoderno, ha permesso alle nuove culture, alle nuove città, di creare nuove forme di innovazione. La città delle idee è fondamentalmente il cuore di una città che pensa, non che è intelligente nel senso puramente descrittivo e, giustamente diceva il presidente, inquietante. La razionalità di una città è nel momento in cui la città sta dicendo una cosa, che è il passaggio alla città seconda, quella del dialogo. Attenzione, noi non possiamo dialogare se partiamo da principi ideologici, la tolleranza, il cristianesimo, qualsiasi esso sia, no. Noi possiamo creare un individuo che ami colloquiare, interloquire con gli altri individui e fare la società solo se permettiamo a quell'individuo di tirare fuori in modo visionario e processuale, appunto, le sue visioni. Quindi solo una città delle idee sa costituire una città realmente che abbia la possibilità di essere un rapporto nuovo, individuo-sociale. Basta con tutto ciò che crea soltanto invidia e odio sociale. Abbiamo bisogno di ammirazione, di gente che voglia nuovamente ammirare il luogo in cui vive e ammirare le persone che abbiano qualche idea, prima che giudicarle o disprezzarle. Questo è il principio dell'accoglienza, cari, grazie, vi ringrazio. Questo è il principio dell'accoglienza. L'accoglienza, anche questo, persino questo, soprattutto questo, non è un pensiero di semplice, come dire, no? Io ti accolgo nella tua diversità. Ma chi è uguale agli altri? Ma chi è uguale a se stesso? La diversità è la ricchezza della gente, è la ricchezza delle anime, è la ricchezza della creatività. E allora vedete come tutto gira. E allora vedete quanto sarà importante chiedere a, tramite ovviamente l'Accademia delle Belle Arti, il Conservatorio, aprire, per esempio, immaginate aprire una specie di grande processo sull'autoritratto di questa città. Vi faccio solo questo esempio.
l'autoritratto della città di Perugia. Partiamo da qui. Chiediamo ai giovani di scrivere o di dipingere o di costruire appunto dei testi musicali, ma questi testi che vadano in Europa, ad altri conservatori, ad altre accademie, e gli altri ragazzi rispondano dicendo con la loro creatività che cos'è per loro quella città che magari non conoscono. Ecco, in questo non conoscersi probabilmente accadrà il Begreifen, dicono i filosofi, un'accoglienza nuova, un modo nuovo per poter sognare la città in cui noi vorremmo venire a vivere, e questo sarà la Perugia del futuro, la Perugia che noi vogliamo. Guardate che così si combattono le battaglie piccole, quelle proprio minime o quelle grandi, si combatte così il disagio, il disorientamento, l'indegnità umana, la povertà e la droga e tutto quello che voi sapete, solo rimettendo energia, non banale ottimismo, energia, passione, intelligenza, tutti i libri che abbiamo letto, tutta l'arte che abbiamo visto e la musica che abbiamo ascoltato, se non riporta tutto questo in gioco, è stato un orribile privilegio, e questo è sbagliato, perché noi non vogliamo vivere di privilegi, ma vogliamo vivere di generosità e di magnificenza. E allora l'autoritratto della città è un elemento, ma cosa potrebbe essere anche tutte le altre elementi da costruire? Provate a immaginare una piazza Grimano, una piazza del Bacio, due centri cittadini che diventano due luoghi che vengono realmente costruiti dalla loro tipicità. Grimana sta lì. In quel sagrato ci passano tutti i ragazzi del mondo, perché c'è l'università per stranieri, caro rettore, questo lo sa perfettamente, e loro portano, come tutti, portano i loro sogni, i loro desideri, le loro fotografie, le loro musiche. Ricostruiamo, bonifichiamo, riannunciamo, trasmighiamo i pensieri, anche in quel modo lì. No, non sono cose effimere, non pensate, queste sono chiacchiere per fare degli eventi. No, noi non facciamo eventi. Noi vogliamo fare cose oggi che pian piano nel tempo diventeranno sempre di più qualcosa che non saranno della fondazione. Nessuno di noi ha mai creduto questo, tantomeno del direttore artistico. Chi sono io per citare un maestro per poter dire agli altri qual è la cosa da fare? No, saranno sempre di più di questa città. Noi abbiamo bisogno di qualcosa di più di un ius soli, che è importante, qualcosa di più di una cittadinanza, che è importante. Abbiamo bisogno di qualcosa che è fondamentalmente abitare questa terra e renderla utile a tutti coloro, soprattutto a quelli che verranno, perché stiamo lavorando per i ragazzi che nel 2019 saranno grandi e oggi sono piccini. E allora questi elementi e tanti altri, elementi come possono essere il grande concorso Landed, utilizzare, chiedere alla migliore musica elettronica di scrivere questa musica d'ambiente. E in quell'aeroporto che lega nel doppio sguardo, nel doppio sogno, vorrei dire, delle due città, Perugia e Assisi, mettere lì, in quel luogo, la possibilità di portare tramite l'aeroporto, tramite i visitatori, la musica che in qualche modo rappresenta il paesaggio. Sono avventure fantastiche, che sono le avventure più all'avanguardia. Ma di più, e davvero concludo, che vogliamo fare in questo ex carcere? No, non vogliamo fare la saletta del biliardino, ma ovviamente nessuno di loro e tantomeno di noi potrebbe pensare questo. Noi vogliamo, per esempio, che è una mia fissa, caro Presidente, noi vogliamo che i ragazzi, gli intellettuali, coloro che si laureano nelle nostre università, vengano qui a fare la cosa di cui abbiamo bisogno come il pane per chi si interessi di cultura. C'è soltanto un po' nella scienza, al CERN di Ginevra, e un po' anche a Cambridge per quanto riguarda l'economia. Manca una catalogazione nuova, secondo Web Semantic, che è una cosa nuova, del grande patrimonio culturale di questo territorio. Noi vogliamo offrire un modello all'Europa, vogliamo offrire degli strumenti all'Europa, non stiamo lavorando per il pittoresco. Anche con la grande sagra musicale umbra che faremo a San François d'Assise di Messiaen, o col Teatro Stabile che costruirà una rete meravigliosa in tutti i centri piccoli e grandi teatrali o di esposizione o di performatività di questo territorio, grandi reti, anche con loro noi abbiamo bisogno di innervare, vogliamo assolutamente ricostruire questo paese. Questo sarà un modo, care signori e signori, per poter credere fermamente che la candidatura di Perugia 2019, come diciamo spesso, una candidatura che vuole camminare nella sua processualità,
è la candidatura di qualcosa di più, è la candidatura forte del paese Italia, del sistema Italia e di più, della terra che dobbiamo amare con tutto il cuore, da oggi al futuro, che si chiama l'Europa. Ecco, forse dopo l'intervento di Arnaldo Colasanti abbiamo il primo collegamento. Non ancora? Vabbè, allora diamo la parola invece ad una giovane imprenditrice umbra, Maria Chiara Brancaleoni. Eccola, nativa di Paciano, paese nel quale ho la residenza, portavoce di Studio Arca, un'azienda, la sua, che si occupa di salvaguardia di beni culturali, nata all'interno di un progetto di incentivo a start-up culturali promosso dall'Agenzia Umbria Ricerche. A lei la parola. Grazie, buonasera a tutti. Vi ringrazio gli organizzatori per averci invitato ad intervenire a questa serata. Il mio intervento vuole essere un intervento che serva a illustrarvi quella che è l'attività imprenditoriale a cui abbiamo dato vita con due colleghe. È un'attività, appunto, come introduceva il dottor Lubrano, che si occupa di salvaguardia dei beni culturali, in particolare di un laboratorio di restauro, di conservazione e di valorizzazione di beni librari, beni documentali, opere d'arte su carta e fotografie. L'attività è iniziata lo scorso marzo e c'è stata un'inaugurazione alla quale erano presenti anche delle autorità che oggi vedo in sala e che saluto. Il gruppo di lavoro, appunto, è un gruppo di lavoro interamente femminile, siamo tre professioniste che ci siamo formate alla scuola di restauro di Spoleto, una scuola importante che è stato un fiore all'occhiello a livello europeo per tanti anni. Infatti molti nostri colleghi che hanno studiato in questa scuola adesso stanno lavorando in importanti istituti in Inghilterra e anche oltreoceano. Abbiamo fatto le nostre esperienze formative e lavorative sia a livello nazionale che a livello internazionale, ci siamo poi ritrovate a collaborare in una delle poche imprese che lavorano in ambito regionale nella conservazione dei beni culturali, e da lì pian piano è iniziata a nascere questa idea di investire in prima persona di investire su noi stesse. E l'occasione, l'input che ha fatto sì che questa nostra idea diventasse realtà è sicuramente stata la possibilità di partecipare al progetto Investire in Cultura, che è un progetto che è partito dall'AUR, l'Agenzia Umbra Ricerche, e che era volto appunto al sostegno economico dello start-up e non solo, dello start-up, appunto, proprio di imprese che operassero in questo campo, nel campo della valorizzazione dei beni culturali. Per noi è stato sicuramente importante, proprio per concretizzare il tutto, perché appunto l'idea di un sostegno economico sicuramente fa la differenza, anche se non sono mancate comunque le difficoltà, perché per fare impresa serve sicuramente una buona formazione, una buona professionalità che si acquisisce con lo studio e con le esperienze sul campo, serve una disponibilità economica, un investimento iniziale, ma serve anche di imparare a fare l'imprenditore, perché c'è un alto livello di burocratizzazione a livello burocratico non è molto semplice iniziare questa avventura, e quindi
credo che questo progetto Investire in Cultura sia stato importante. Spero che continui e che altre imprese possano usufruire di questo sostegno. Mi auguro che nel tempo si possa potenziare anche questo aspetto, cioè una forma di tutoraggio che possa in qualche modo assistere, dare consulenza al professionista in modo che possa diventare un buon imprenditore, che possa sapere quali sono i passi che deve compiere concretamente per poter portare avanti la propria attività e avere più consapevolezza, perché noi siamo partiti in 15 in questo progetto, poi se ne sono realizzati pochi, perché ho sentito molti miei colleghi hanno avuto il timore di non